Parliamo per chiudere di rugby dell'Amatori Catania, che sta vivendo una stagione davvero fantastica, entusiasmante. Ci sono i playoff ormai nel mirino, 21-28 maggio, la possibilità di tornare in Serie A. I playoff sì, nel mirino sì, come dicevo, non era un obiettivo quest'anno. L'appetito viene mangiando, no? Sì, l'appetito viene mangiando. Ci siamo ritrovati con un filotto di vittorie meritate, attenzione, perché noi abbiamo una squadra molto giovane, di tanti ragazzini. Quest'anno abbiamo una forza che è quella che auguro al calcio Catania di ritrovare. Una forza nel gruppo, i ragazzi sono così uniti, diciamo abbiamo levato il negativo, è stato buttato fuori, si è ricompattata la squadra e la squadra è unitissima, ma unita non solo i giocatori, i ragazzi, uniti sono l'allenatore, i dirigenti, abbiamo Riccardo Stazzone che è sempre con noi, Puglisi, siamo molto uniti, il nostro detto stampa Attilio, Scuderi, che saluto tutti, Giuseppe Costantino, Pezza, siamo una squadra in tutti i sensi, da fuori a dentro il campo, e questo ci ha dato una forza incredibile. Noi vediamo le partite, sì, affrontiamo i problemi con molta serenità, vediamo i problemi che potremmo avere con la squadra avversaria, con tutto con serenità. Quando è arrivata la sconfitta, purtroppo, fortunatamente tanto tempo fa, è stata presa con tanta leggerezza, affrontando perché avevamo perso e basta, senza creare drammi come una volta. Senti, io vedo le immagini del campo, un campo ridotto al limite, e so che comunque qualcosa si sta muovendo, probabilmente da maggio ci saranno novità. Sì, dovrebbero, lo stadio Benito Paolone, ci tengo a puntualizzare, Benito Paolone finalmente sarà dato in convenzione all'Amatori Catania, agli Elephants, c'è un gruppo, il consorzio che si è creato. E questa è una notizia bellissima. Immaginiamoci l'Amatori Catania Stadium finalmente per poter fare un salto di qualità, perché sai benissimo, avendo la struttura che possiamo gestire noi gli spazi, possiamo gestire il campo, creare un campo con l'erba dove i bambini si possono allenare tranquillamente, sai, questo ti può portare a far crescere questa bellissima società che è l'Amatori Catania, dove Benito Paolone ha sempre voluto questo, far crescere i ragazzi con tranquillità, serenità e levarli dalla strada. Quello che stiamo facendo e continueremo a fare tutti insieme. Grazie. Questo c'è da fare un complimento a Pippo Puglisi, perché è lui che si occupa delle giovanili, che stanno andando insieme a Massimo Di Raimondo, Riccardo, cioè ci sono tanta gente che mi dispiace non nominarli tutti, ma non ti voglio fare perdere, però ringraziamo tutti quelli che ci stanno aiutando. Tutti. Io ringrazio invece te. Ricordiamoci che la Bingo Amatori Family Catania sta andando avanti. E allora in bocca al lupo per la stagione, grazie ancora a Massimiliano Vinti. Grazie a voi e forza Catania, Amatori Catania.